Sì, energia solare, sì alle rinnovabili, no al petrolio e alle fonti fossili. Il 16 di febbraio è la data in cui entrò in vigore il protocollo di Kyoto, purtroppo poi superato da un accordo meno ambizioso, che era il cosiddetto accordo di Parigi, e il 17 febbraio io firmai il cosiddetto secondo conto energia, che è stato l'avvio in Italia della rivoluzione dell'energia solare che ha portato l'Italia ad essere un paese che nel 2007, quando firmai quel provvedimento, avevamo solo 50 megawatt di installati di energia solare, una cosa ridicola per un paese pieno di sole come il nostro. Oggi abbiamo superato da un po' i 18.000, viaggiamo attorno ai 20.000 megawatt, quindi abbiamo avuto una delle più grandi performance di aumento di energia solare al mondo, sostenuta con un incentivo importante che era stato realizzato per dare forza a questo mercato, che ha creato in Italia decine e decine di migliaia di posti di lavoro, che poi non è stato utilizzato in modo corretto perché il governo che è venuto dopo il mio puntava alle centrali nucleari e quindi non si è impegnato sull'energia solare, ha danneggiato le rinnovabili e non ha nemmeno rimodulato quell'incentivo, favorendo anche delle speculazioni che sono state un danno per invece le rinnovabili. Ma ciò nonostante in Italia ormai si è creato un mercato dell'energia solare, quello che sembrava un prodotto che nessuno conosceva. Cos'era un pannello solare 10 anni fa? Nessuno sapeva cos'era. Oggi ci sono le pubblicità, le famiglie mettono i pannelli solari anche senza più l'incentivo perché abbiamo costruito un mercato per cui oggi mettersi i pannelli solari è conveniente per risparmiare energia. È perché finalmente una parte di questa energia la si può vendere davvero in modo abbastanza libero, ancora non c'è quello che io vorrei davvero, c'è cioè un libero mercato, quello che il mio consigliere Jeremy Rifkin proponeva già allora, che era quello di famosa parola, qualcuno avrà sentito, prosumer, significa produrre e consumare, cioè io posso produrmi l'energia, venderla a un'altra persona, un altro, comprarla da altri, e invece di avere un monopolio nelle mani di poche, abbiamo una grande capacità di produrre l'energia un po' così come possiamo diffondere le notizie su internet e scambiarcele senza un unico soggetto che invece ci deve dire cosa dobbiamo sapere. Ebbene, questa è stata una grande novità di quel febbraio 2007 e quindi oggi noi dobbiamo sempre più rilanciare il tema che contro il dramma del cambiamento climatico, che è sempre più veloce, che sta modificando il ciclo dell'acqua e quindi ne avremo sempre più purtroppo tempeste, alluvioni e periodi di siccità. E dobbiamo attrezzarci per questa emergenza da un lato, dall'altra dobbiamo drasticamente eliminare i combustibili fossili, dobbiamo uscire dall'epoca del petrolio, del carbone, del gas, del nucleare e quindi sostanze fossili e non rinnovabili come il nucleare, dobbiamo andare sull'energia rinnovabile e la principale di queste è il solare, ovviamente gestito in modo sostenibile, in modo intelligente, con le nuove tecnologie, con la capacità diffusa di produrre energia e collegandolo alla modifica verso una mobilità, le auto elettriche, ormai molte, quasi tutte le case automobilistiche del mondo investono sull'elettrico, dobbiamo procedere nel realizzare l'idrogeno verde, che è un idrogeno che si produce quindi con le energie rinnovabili e con la scissione dell'acqua sostanzialmente, che ci dà questa nuova energia per la nostra mobilità e per la nostra capacità di avere un'economia innovativa. Quindi questo è il futuro e questo è anche in un bel film che è stato realizzato, che adesso è disponibile e di cui parleremo, che è un film che riguarda proprio la terza rivoluzione industriale, quella proposta da Jeremy Rifkin, che è stata uno dei temi di ispirazione di queste riforme che abbiamo fatto in Italia. Quindi c'è anche la politica buona che riesce a fare riforme che danno lavoro e aiutano l'ambiente, anche se fanno qualche scortesia alle lobby, alle multinazionali, e quindi quelle non gradiscono, infatti di attacchi ne ho avuti parecchi. Ma noi restiamo per sì solare, no petrolio.